È una partita difficile perché hanno grandi attitudini offensive e quindi noi dobbiamo stare molto attenti alle loro proposte, al loro modo di attaccare che coinvolge tanti uomini. Una partita a scacchi con la possibilità di dare una spallata all'avversario e forse al campionato. Michele Mignani gioca così a microfoni aperti il derby che il Bari giocherà sabato pomeriggio allo Zaccheria di Foggia. Biancorossi che faranno a meno di Ruben Botta, il trequartista argentino rientrato sabato scorso contro il Campobasso e squalificato martedì contro il Picerno, non è ancora al top della forma ed è stato escluso dall'elenco dei 24 convocati. È un giocatore che ci alza la qualità della manovra offensiva, però ancora non sta benissimo. Per sostituire Botta, Mignani potrebbe rilanciare Mallamo o affidarsi ancora a Galano, già schierato in quella posizione, contro il Picerno. A me Galano è piaciuto. A me Galano è piaciuto perché non è una richiesta, cioè non lo sapete, poi alla fine, ma anche con Botta, chiaro, Mallamo più centrocampista rispetto a Botta, ma Galano, Del Rico più centrocampista rispetto a Galano e Botta, però poi la richiesta del terzo attaccante è quella di andare a cercarsi delle zone di comfort, delle zone dove c'è la possibilità di sfruttare le sue caratteristiche, quindi a me è piaciuto e credo che sia un ruolo che lo possa fare, io lo considero come un terzo attaccante. L'allenatore biancorosso replica anche a distanza al collega Zeman che aveva sottolineato come il Bari sia più forte nelle individualità che nell'organizzazione. È un allenatore che ha delle grandi idee, che lo ha dimostrato il suo percorso, lo ha dimostrato in tutta la sua carriera e quindi è sempre stimolante affrontare un personaggio come lui e io lo accetto. Poi nel mio modo di pensare la nostra è una squadra che ha un'organizzazione difensiva, un'organizzazione offensiva, perché siamo partiti tutti quanti dalla stessa partenza e evidentemente se noi in questo momento abbiamo fatto questi punti è perché ce li siamo meritati e non per il frutto del caso. Possibile chance in attacco per Khedira, decisivo a gara in corso contro il Picerno. Ho giocato tante volte dall'inizio, quindi può darsi che lo faccia anche domani, ma può darsi che faccia una scelta diversa, ma è un giocatore che ha dimostrato anche che a partita in corso diventa molto determinante. Bari, che ha i nastri di partenza del derby, si presenta con l'attacco più prolifico del girone. Mignani lo fa notare con il sorriso. A forza di numeri, i numeri poi dicono che l'Italia è il migliore attacco e il Foggia è il terzo. Ma perché probabilmente, come diceva Mr. Zeman, noi abbiamo giocatori più forti e quindi è normale facciamo più gol.